Allora, grazie per l'invito. Soprattutto vorrei spiegare le ragioni per cui ho accettato molto volentieri di partecipare a questa discussione. La prima è un tema, un motivo, come dire, che secondo me è molto importante, perché con questo rapporto io credo che si valorizzi soprattutto quello che è un giacimento di competenze all'interno del Paese. E che soprattutto è merito in questa fase, una fase dove vediamo proliferare di ampi dibattiti sul tema dell'economia circolare a vario titolo, che però, ahimè, troppo politicizzati e spesso si riconducono a delle sintesi sostanzialmente prive di efficacia dal punto di vista delle analisi di impatto. Sicuramente un dibattito sull'economia circolare, sulla quale questo rapporto dà sicuramente un notevole contributo, ha sì il merito di ricondurre a un'analisi dei dati che nel dibattito più ampio anche in sede europea molto spesso manca. E questi dati sono significativi. Con ISPRA noi abbiamo anche l'esperienza di questo tavolo che sta sviluppando nel contesto della Presidenza del Consiglio, il tema lotta ai cambiamenti climatici. Io vedrei assolutamente di buon occhio che voi informiate, collaborando anche con le altre, il sistema di agenzie, EMEA, piuttosto che per dare qualche numero in più, magari anche allargando la vostra analisi quella che è la dimensione economica, perché forse a molti dei problemi che sono stati esposti anche dall'intervento di Edo, il combinato disposto di quello che è un censimento dei dati, dati in quantità, combinato con la dimensione economica, secondo me ci arricchirebbe moltissimo dal punto di vista anche delle decisioni di policy. Pensate semplicemente al grande dibattito con voi stessi, ricordavate in sede europea, sostanzialmente rispetto ai nuovi obiettivi, beh, avremo un'analisi costi-benefici di cosa significa per il nostro paese, capire quelle che sono le aree di miglioramento, quali sono le aree su quali poi, come dire, obiettivi ambientali possono costituire un effettivo volano anche di crescita economica. Quindi volevo complimentarmi perché questa è la base sulla quale poi si deve sviluppare un ragionamento strategico per il paese più in generale, per il contesto. Secondo aspetto per cui accettiamo volentieri di partecipare a questo dibattito è ovviamente il tema, come dire, del recupero, il tema che ruota attorno ai rifiuti speciali per un paese, per un'economia di trasformazione che noi come Confindustria rappresentiamo, diventa un tema strategico estremamente rilevante. Quindi questa è la ragione per cui monitoriamo sistematicamente policy, ma anche quelle che sono le performance specifiche a livello del settore. Un paio di considerazioni partendo dai dati. Io ho visto la sintesi del vostro rapporto non così dettagliata come quella che abbiamo visto, ma sicuramente ci sono come dire, elementi interessanti. Vedevo un attimo la disaggregazione dei dati di import e ritrovavo sostanzialmente specificità delle nostre produzioni. Voi avete parlato del ciclo sostanzialmente dei materiali connessi alle demolizioni, io guardavo anche i dati sui metalli e magari pensavo ad alcuni settori industriali tipo il siderurgico, il forno elettrico, e quindi capire come l'Italia ha delle opportunità anche all'interno sostanzialmente di una crescita industriale più alta. Però guardavo altri due dati, naturalmente, sui quali anche noi, in modo molto laico, come sistema industriale, dobbiamo guardare attentamente a quello che si può fare di più. C'è un dato sullo smaltimento, io faccio sostanzialmente un dato un po' i ruoli con Edo. Certo, il 70% è un dato molto importante, però capisco che c'è anche il 30% su cui bisogna lavorare di più, che è il dato sullo smaltimento. Guardavo il 5% della produzione dei rifiuti e per quanto, come dire, l'analisi possa essere approssimativa, lo collegavo a un +1% del PIL e gli importanti risultati che ci vogliamo dare in sede europea su quello che è l'obiettivo del disaccoppiamento, che significa prevenzione più efficace, minore produzione di rifiuti. Quindi mi rendo conto che per un paese che negli ultimi 5-6 anni ha perso il 25% della capacità produttiva, però vedere una relazione da 1 a 5 tra crescita e sostanzialmente produzione di rifiuti, mi rendo conto che probabilmente c'è qualcosa da fare in più. E quindi vuol dire che dobbiamo capire se è un tema di efficienza organizzativa, mi rivolgo quindi al frame regolatorio e quelli che sono immagini di efficientamento, o se può essere un problema, guardando anche a casa nostra, di innovazione di processi, che forse bisogna fare di più lavorando su un duplice profilo dell'innovazione: da una parte l'innovazione dei prodotti,
e probabilmente capire se si può fare di più anche nel combinato disposto fra il regolatorio e innovazione dei processi di recupero. Dico questo perché Confindustria, da anni, da quando, come dire, sono stati avviati importanti provvedimenti con l'allora ministro Edo Ronchi, è sempre stata in prima linea sostanzialmente per un impegno sistematico, penso vedo in prima fila qui tutti i nostri rappresentanti, i nostri consorzi di filiera, un impegno sistematico per, come dire, dare concretezza al tema responsabilità estesa del produttore, lavorando all'interno di un sistema di tipo privatistico che ha investito veramente molto, dando, come abbiamo visto, anche delle performance significative da questo punto di vista. È evidente che però questo è un settore destinato a crescere ancora di più, perché ci stiamo dando importanti obiettivi in sede europea, ma quando vedo grandi obiettivi in sede europea estremamente ambiziosi mi pongo sempre il problema, visto che vogliamo sempre avere obiettivi ambientali, opportunità di crescita, di come vanno a settarsi determinati trend. Ed ecco perché richiamo l'associazione analisi economica accanto all'analisi di quelli che sono gli obiettivi quantitativi. Perché se io voglio costruire delle opportunità di crescita industriale, devo avere degli obiettivi che siano coerenti con quelli che sono i trend di performance dati anche da quella che è una tecnologia disponibile, e quindi non posso prescindere da quella che è l'analisi costi efficacia o costi benefici in generale tra obiettivi e sostanzialmente quella che è la sostenibilità effettiva degli obiettivi. Ecco perché vi chiedevo anche di integrare con qualche elemento in più da questo punto di vista. Questo sistema qui, ieri sera provavo a ricavare qualche dato dalle tabelle ISTAT, dai codici CERVED, questo settore qui del recupero per me fa circa lo 0,38% del PIL, e se considero una filiera più allargata arriviamo al 1% del PIL, ma è evidente però che come volano di crescita industriale va ben oltre la sua filiera, la filiera del valore va ben oltre da questo punto di vista. Allora, proprio perché siamo in una fase in cui ci diamo importanti obiettivi e obiettivamente il potenziale di crescita è significativo, è evidente che non posso che richiamare un paio di temi che per noi sono fondamentali. E il primo punto è avere un frame regolatorio come dire, che accompagni questa prospettiva di sviluppo. Quindi un frame regolatorio che sia accompagnato da un'analisi costi-benefici. E dopodiché, qui mi ha rubato l'intervento, devo dire, Edo Ronchi, quando ha parlato del tema di una, come dire, semplificazione o, se volete, di una regolamentazione efficiente, coerenti con quelli che sono gli obiettivi. Scusa, stavo pensando al sottoprodotto, giusto per parlarci tra le tante cose, oltre all'end waste. Quindi, signori, se, come dire, ci diamo grandi obiettivi, ma poi creiamo una regolamentazione rigida, inefficace rispetto al raggiungimento di questi obiettivi, perdiamo su due fronti. Da una parte irrigidiamo, quindi complichiamo il raggiungimento dell'obiettivo sul piano tecnico, ma rischiamo anche di scoraggiare le attività economiche che possiamo sviluppare, perché di fatto imponiamo dei costi di implementazione che sono ben più elevati di quelli che possono essere i benefici effettivi. L'altro tema, e io lo guardo con grande interesse, è il tema, prima l'ho citato, è il tema un po' dell'innovazione connessa a questo mondo. Ora, l'industria privata, anche attraverso, come dire, la sua, come dire, iniziative di tipo cooperativo, vari sistemi di consorzi, sta cercando di lavorare molto su quelli che possono essere gli elementi di innovazione di processo. Mi riferisco a tutta quella che è la filiera tecnologica o la tecnologia all'interno della filiera di recupero. Però, proprio perché sottolineava il tema, ad esempio, sulle demolizioni, io credo che un ragionamento avviato, ma va anche accompagnato dal lato, come dire, dell'innovazione tecnologica, è tutta una riflessione su quello che è il tema dei prodotti e quindi anche sull'emissione di mercato di prodotti che dal punto di vista tecnologico, come dire, si prestino e guardino al futuro anche al momento di quello che sono sostanzialmente il recupero stesso dei prodotti. Facendo ancora un parallelismo rispetto all'altra dimensione della green economy, che è quella, se volete, connessa all'efficienza energetica, guardiamo un po' i dati che ci ha restituito anche la recente campagna elettorale dei principali capoluoghi di provincia.
qui emerge un dato che sarà un crescendo dal punto di vista del rifiuto della demolizione, perché se veramente i sindaci vorranno sostanzialmente mettere mano a una struttura abitativa che ha il 70% delle abitazioni nelle due peggiori classi di efficienza energetica, beh, di lavoro di coibentazione da fare ce n'è un bel po', quindi potete immaginare che se quei programmi possono, si vogliono fare seriamente, che cosa significa rispetto a tutti i prodotti. Allora comincia già a porre un problema adesso se i materiali con i quali andremo a sostituire e a integrare sostanzialmente il patrimonio edilizio esistente, poi in prospettiva futura sono già dei materiali che sono, come dire, compatibili rispetto a quelli che sono poi gli obiettivi del futuro recupero. Ecco perché il dato, l'analisi che facciamo ex ante diventa strategicamente fondamentale, perché ci dà un'idea del posizionamento, ci dà un'idea di quelle che sono le aree tecnologiche sulle quali dobbiamo lavorare ulteriormente. Per quanto riguarda la semplificazione, tutto quello che ha detto Edo Ronchi lo sposo pienamente. Ritorno un attimo sul tema di carattere regolatorio, che non riguarda specificatamente il tema presentato in questo rapporto, ma riguarda questo tema all'interno di una dimensione più ampia. Come dicevo in precedenza, noi abbiamo avviato importanti sistemi, come dire, autonomi, perché crediamo nella concorrenza, crediamo nel mercato e crediamo sostanzialmente che il mercato, anche rispetto agli obiettivi ambientali, possa dare una risposta efficiente sotto il profilo dei costi. Ma siamo anche alla vigilia sostanzialmente di una nuova fase di interlocuzione con quello che è il mondo, come dire, del flusso più ampio che riguarda il sistema privato e il sistema pubblico. Abbiamo recentemente istituito una competenza regolatoria indipendente presso l'autorità per l'energia, quindi si porrà in prospettiva sicuramente anche, come dire, una riflessione su quella che è un'architettura più ampia che dovrebbe fare maggiore efficienza e dovrebbe sostanzialmente anche avere un nuovo rapporto qualità-efficienza rispetto ai importanti obiettivi, che io invito veramente a seguire con grande attenzione perché è una parte integrante di un obiettivo complessivo che il sistema paese dovrà raggiungere e sul quale ci giochiamo punti significativi di PIL dal punto di vista anche di quelli che sono gli obiettivi di crescita economica. Concludo qua. Grazie mille, grazie. Invito a parlare di microfono, mi ricordo che siamo in streaming, quindi c'è parecchia connessione, quindi il nostro, abbiamo al di là della quella che abbiamo adesso, in realtà c'è fuori gente che ci ascolta, è numeroso. Quindi credo che gli studi siano notevoli, probabilmente sia alcune cose molto stimolanti, sia da Edo si vedono ad altri processi, no? Quindi, diciamo, in politica territoriale che in qualche modo anche il nuovo quadro legislativo sta proponendo. Barbara.